Sì, si è confermata la partita difficile che ci aspettavamo. L'Arezzo ha recuperato da, appunto, lo svantaggio del primo tempo. Una bellissima giocata di Giulia Orlandi, che ha veramente fatto una rete tutta da sola. E la partita, appunto, sapevamo che era complicata, però ecco, l'ultima fase della partita avevamo veramente possibilità di un risultato pieno. È stata una partita che era sicuramente complicata e si sapeva che loro venivano qua agguerrite, chiaramente venivano da una sconfitta, sicuramente volevano subito dimostrare il loro valore e secondo me l'hanno dimostrato. Noi siamo stati bravi a non ci disunire, abbiamo trovato il pareggio nel secondo tempo e abbiamo avuto anche l'occasione per andare in vantaggio, poi il risultato alla fine ha portato un punto per uno che chiaramente a noi va bene in funzione anche alle prossime partite di campionato che sono sicuramente importanti. Abbiamo preparato la partita in base anche alle informazioni che avevamo sulla squadra avversaria, che poi ha corretto in corsa inserendo tutte le ragazze che erano rientrate anche dal Covid e quindi ha modificato un po' in corsa il loro assetto. Noi ci siamo messi subito in campo per come si era preparato la partita, poi chiaramente siamo stati sfortunati di aver preso il go su una disattenzione e una torete, quindi chiaramente è una disattenzione nostra, però alla fine secondo me la squadra ha reagito e questo era importante. Loro è una squadra sicuramente che verrà fuori perché è una squadra comunque costruita per fare un campionato importante e per provare a vincerlo. Sicuramente noi eravamo pronti, forse ci hanno un po' sorpreso della loro aggressività, ma ci siamo poi subito assettati, messi in campo in maniera ordinata e alla fine abbiamo portato a casa questo punto per noi molto importante. Sì, loro sono state molto brave perché hanno fatto un pressing molto aggressivo, erano corte, cosa che invece abbiamo un po' sbagliato noi, rimanendo a volte troppo lunghe e troppo statiche. Un po' di paura a un certo punto c'è stata, ma più che altro perché avevamo quasi paura di sbagliare e di non saper rimediare. Invece piano piano siamo riuscite a rimediare, a riprendere campo. Come ho detto, verso la fine abbiamo anche rischiato di ribaltarla, abbiamo sbagliato alcune cose, però insomma ci sta. Vediamo di fare meglio prossimamente perché adesso non possiamo più lasciare punti.